Scusate per questa acconciatura un pochino da nomade. Ciao grandissimi, oggi vi mostro il mio full day of eating in questi ultimi 10 giorni da definizione scientifica. I carbo sono bassi, le calorie sono basse, quindi c'è solamente una cosa che vogliamo fare in questo tipo di giornate. La cosa essenziale è consumare fonti di fibre per sentirsi pieni, cibi voluminosi per sentirsi pieni e veramente pochissime fonti primarie di carboidrati, letteralmente solo verdura e frutta. E iniziamo subito col primo passo, che non è veramente un passo, è il mio solito caffè mattutino, che mi faccio letteralmente ogni mattina appena mi sveglio. Proviamo questo. E se mi seguite da un po' di tempo già lo sapete, la mattina faccio quasi sempre digiuno intermittente proprio perché ho pochissime calorie e solitamente ho molta più fame la sera. Chillo insieme a Sammy, ci guardiamo un film, lui mangia, mi viene molta più voglia di mangiare, quindi cosa faccio? Risparmio le calorie durante la mattinata e col caffè veramente mi toglie la fame per 2-3 ore. Quindi mi sveglio col caffè, non penso al cibo e poi mi metto subito a lavorare. Anche quello, se vi tenete occupati è la cosa migliore per non pensare al cibo, non sentire la fame, perché se siete produttivi, vi tenete attivi durante la giornata con cose da fare, il cibo diciamo passa in secondo piano ed è molto molto più facile rispettare le calorie quando sono così basse. Mi stavo quasi per dimenticare, c'è gente che mette ancora poco zucchero nel caffè, io invece ci metto dolcificante a zero calorie e veramente ve lo consiglio un sacco. Invece di berlo amaro, se non vi piace amaro, o invece di metterci poco zucchero, metteci del dolcificante. Veramente, è dolce a zero calorie e se lo usate in moderazione non ci sarà nessuna ripercussione per la salute. Ore mi faccio il primo pasto, ci aggiungo questo, metà di questo yogurt che sono 200 grammi, questo in realtà è lo skyr e ha 0% grassi e per ogni 100 grammi ha ben 11 grammi di proteine, quindi saranno 22 grammi di proteine da questo skyr e ci aggiungo anche questi due pezzi di ananas che dovrebbero essere anche questo 200 grammi di ananas, quindi un sacco di micro, un po' di calcio e soprattutto se aggiungiamo un frutto insieme a un pochino di soprattutto yogurt greco, skyr, queste cose qua, vedrete che vi riempie un sacco. Quindi io solitamente dopo il caffè mi faccio un bel pasto facilissimo, tipo più tipo snack, che però mi riempie abbastanza. Mi ricredo, sono 255 grammi, non è un problema che sto usando questa che saranno 10 grammi, quindi lo traccio come 250 grammi di ananas. E chiaramente ragazzi potete prendere i fruio, che sono i yogurt greci, però che hanno già della frutta aggiunta, però chiaramente questo aumenta il valore di carboidrati e sono un po' di zuccheri, quindi preferisco, dato che sto facendo appunto questa settimana molto bassa in carbo, molto bassa in calorie, di evitare di prendere le cose che sono già zuccherate, già appunto con aggiunta di frutta, preferisco prendere completamente plain e poi ci vado io ad aggiungere le quantità di frutta che voglio. Mamma mia, non vedo l'ora. E una cosa, non so se la sapevate sull'ananas, ma a quanto pare fa molto bene alla salute e anche per noi maschietti a qualcos'altro. Non so se alcuni di voi lo sanno oppure no. Se lo sapete lasciatelo nei commenti. Quando me l'hanno detto a me la prima volta ero un po' scettico, però a quanto pare è proprio così. E voilà, prima bowl, veramente facile, 2 minuti ci mettete, vi riempie, se volete potete aggiungere, se avete dello sciroppo, 0 calorie, magari ce lo potete mettere dentro, oppure del dolcificante potete mettercelo dentro, se avete qualsiasi cosa a 0 calorie che potete aggiungere, ce lo potete aggiungere qua dentro, se no così, a me piace perché comunque fa abbastanza contrasto tra il dolce e l'amaro o il, non so come si dice. No, ragazzi, sono passate un paio di ore e sto per allenarmi, mezz'oretta prima. Se fossi in massa o avessi più calorie, sicuramente farei un pasto prima di allenarmi, ok? Per energia e poi è semplicemente una buona idea consumare 20 grammi di proteine e magari 20-30 grammi anche di carboidrati prima dell'allenamento, per l'energia e per la sintesi proteica. Però, avendo pochissime calorie, diciamo che non faccio un pasto per il workout, preferisco tenermi di più per il post workout, che è quando veramente il corpo ne ha bisogno. E quindi pre workout mi faccio questo prodotto che è Energy Aminos della Foodspring al gusto maracuja. E come sapete io non uso veramente tanti integratori, cioè veramente pochissimi. Creatina e una sorta di pre workout, soprattutto adesso in definizione, che mi dà energia per l'allenamento. Il caffè va benissimo,
ma io penso e sento e provo che veramente con un pre-workout, e questo qua della Foodspring che è naturale, è una bomba, ve lo prometto. Questo gusto qui è una bomba, ve lo prometto. E con questo mi sento veramente benissimo, cioè i livelli sostenuti di energia per tutto l'allenamento e in generale, dato che c'ha un pochino di sapore, ha qualche caloria, per una dose ha 67 calorie, 1.7 grammi di carbo e 8 grammi di proteine, perché c'ha gli aminoacidi dentro. Io non lo prendo per gli aminoacidi, lo dico sempre, ormai se mi conoscete lo sapete, non credo negli aminoacidi io, ma lo prendo perché ogni scoop ha 200 mg di caffeina, che è stato dimostrato dalla ricerca che aumenta la performance, ok? Quindi io prendo questo prodotto per la caffeina. Se volete provarlo o qualsiasi altro prodotto Foodspring, utilizzate il mio codice Muscolo e Vita FSG, avete il 15% voi e io prendo una piccola commissione, e vi ringrazio veramente di cuore se lo fate. E questo è il mio gusto preferito, li ho provati tutti, limone, tè alla pesca, alla mela, questo è veramente il migliore, ragazzi. Non me l'aspettavo, calcola, era l'ultimo che ho provato perché, non lo so, passion fruit, non lo so, non è che mi sembrava granché, invece mi sono veramente ricreduto. Comunque, aggiungo uno scoop intero, più o meno, potete anche fare metà dose, ma io diciamo in fase avanzata di definizione vado per una dose completa, sarò sincero. Poi ci versiamo dentro, diciamo quanta acqua volete, se lo volete più potente ce ne mettete di meno di acqua, se invece lo volete più diluito ce ne mettete di più. L'altra volta l'ho fatto diluito, proviamo invece così oggi. Ok, si scioglie benissimo, questo è il colore, vediamo un po' com'è. È buono ragazzi, è il gusto più dolce di questi Amino Energy. Gli altri sono molto tosti da prendere, questo è buonissimo, ve lo stra consiglio. Niente, io inizio ad allenarmi. Di allenarmi e come al solito mi faccio una bella passeggiata che provo a colpire i 10.000 passi ogni singolo giorno. Uno non ci pensa, ma camminare è veramente uno dei metodi più facili per bruciare calorie e meno intensi sul corpo, quindi per chi sta facendo una definizione secondo me è ottima, io mi trovo veramente una bomba e questo è anche il momento della giornata dove mi sento veramente abbastanza distrutto, proprio dopo l'allenamento è quando, non lo so, ho bisogno di cibo e infatti non vedo l'ora, che c'ho veramente un bordello di calorie rimaste. Comunque qua devo stare attento, devo tenere la maschera perché ci sta la polizia dietro di me, se mi beccano senza sono tipo 1000 euro di multa. Dietro di me c'è il Burj Khalifa che è veramente bellissimo e altissimo. Io sto andando adesso al supermercato, mi compro la cena e non vedo l'ora di farvi vedere i miei prossimi pasti. Ragazzi, mentre preparo la cena ho troppa fame, quindi mi sparo questa grenade, è una barretta proteica, basso carboidrati. Scusate Foodspring, non ho più le barrette extra chocolate, ma ragazzi, voi se potete prendete quelle extra chocolate sono molto meglio. Sorry Foodspring, ma qua finito la scorta, quindi mi sparo questa, 20 grammi di proteine, poi ho controllato gli zuccheri, solo 2 grammi di zuccheri e solo 15 grammi di carboidrati. Ci può stare, c'ho una fame assurda, me la mangio e iniziamo a cucinare. Cena di stasera sarà una bomba, non vedo l'ora. 300 grammi di questa carne magra macinato australiano, non sappiamo esattamente il contenuto, ma ad occhio mi sembra molto molto lean, tipo 5%, però la contiamo come 10% per essere sicuri. Poi ecco le solite verdurine, ve l'ho detto stamattina, bisogna mangiare molto voluminosi, tante fibre, pochi carb, quindi per forza di cose verdure. Questi sono 300 grammi di questo wok spicy, visto dietro per tutto questo pacco dovrebbero essere più o meno 100 calorie. Poi abbiamo questo, letteralmente ragazzi, è una bomba, mi salva, è praticamente riso ma fatto col cauliflower, che sarebbe cavolfiore, quindi praticamente hanno tritato tutto il cavolfiore per farlo come la consistenza del riso. E anche per tutto questo pacco, che sono 300 grammi, sono solo 60 calorie, questo vedrete che volume assurdo. Poi ci andrò ad aggiungere quello che rimane di questa salsa di soia
e anche per renderlo un pochino più cinese, sapete lo zenzero che prende dal sushi? Ecco, ci vado ad aggiungere uno o due cucchiai di questo, anche questo ha veramente pochissime calorie. Poi ragazzi, questo è il highlight, ho trovato la birra non alcoholic, quindi zero alcol, per una bellezza, per tutta questa bottiglia, 70 calorie per tutta la bottiglietta, 16 grammi di carbo, assolutamente incredibile. Chi lo sapeva che questo avrebbe fatto svoltare tutte le mie serate. Ragazzi, non vedo l'ora. Ora capite perché mangio di meno durante la giornata, perché mi faccio sta mega bowl che, ok, sembra piccola, ma ve lo prometto, è tantissimo cibo e ha veramente poche calorie, un sacco di volume. Mi sento sazio, l'ho fatto anche ieri sera e veramente mi sento super sazio dopo questa. Quindi vi consiglio, se non usate le verdure, usate il potere delle verdure. E se volete dei consigli, vi straconsiglio il canale di Ele Zubidicius, fa certe bowl enormi, devo dire che ho preso un pochino di ispirazione da lei. Certo, vorrei che ci fosse riso o pasta, vabbè. Cioè, ad esempio, questo è il banana bread di Sammy, vorrei mangiare questo, ma mi mangio questo. E però c'ho anche la mia birra che rende tutto, birra analcolica, che rende tutto meglio. Sa di birra, ve lo prometto. Vediamo un po' com'è. Io finisco qua, poi faccio il calcolo delle calorie, vediamo se ho ancora un passo oppure no, vi tengo aggiornati. Ragazzi, ormai lo sapete, è diventata la mia cena preferita, perché con questi carboidrati molto molto bassi devo puntare sulle fibre, devo puntare sul volume, e quindi le verdure e questo cauliflower rice, praticamente il riso al cavolfiore, sono una bomba. Questa non manca nemmeno. Ragazzi, io sto per andare a dormire, ma devo ancora colpire le mie proteine, quindi finisco la giornata, se bello stanco, con uno scoop di queste vegan protein al cioccolato, così che letteralmente colpisco i miei almeno 140 grammi di proteine. Metto calorie e macronutrienti in questo momento sullo schermo e sì, sono basse, molto molto basse, sono probabilmente sotto il mio metabolismo basale e non lo consiglio a nessuno, ok? State sempre sopra il vostro metabolismo basale, tranne in qualche poca situazione controllata e fatta apposta. Io che sono alla fine della mia definizione, questa è la mia Hell Week, ve la spiegherò meglio nel prossimo video, quindi siete arrivati fin qua, veramente vi consiglio di vedere il prossimo video, che sarà su il mio approccio in questo periodo, l'ultima fase della definizione. E le mie calorie sono molto basse, è tipo la mia digging phase, sto provando veramente a entrare sotto per definirmi il più possibile, per poi fare la mia peak week. Quindi non lo fate, non lo consiglio a nessuno, se non appunto alla fine della definizione, dove puoi veramente abbassare di parecchio le calorie. In generale sono abbastanza low energy, è un periodo, è così, che non vedo l'ora in realtà di riprendere a mangiare abbastanza. Però sono arrivato ad un punto dove quasi non sento nemmeno la fame, perché ho questo obiettivo in testa, voglio raggiungerlo e quindi voglio fare tutto per essere nella migliore condizione di sempre, ok? Quindi ripeto, calorie e macro di questo food e eating sullo schermo adesso, non vi spaventate, è letteralmente solo per questa piccola fase di 7-10 giorni e poi facciamo il peak, poi ci sarà forse un photoshoot. Io vi ringrazio di cuore se siete arrivati fin qua, se state ancora guardando, ragazzi, vi apprezzo tantissimo, non avete idea. Se vi è piaciuto questo video, vi chiedo per favore di lasciarci un like, ci mettete 2 secondi e mi aiutate, ok? So che molti di voi guardano il video, non lasciano il like, normale, lo faccio anche io, però può veramente aiutare, quindi se vi è stato utile vi prego di lasciarcelo e il prossimo video appunto vi parlerò meglio di tutto l'approccio. Cosa voglio dirvi? Oggi non c'è una clip Kaizen, però ci stanno degli aggiornamenti belli, magari nel prossimo video faremo l'aggiornamento, e soprattutto io e Sammy stiamo tentando di rientrare in Europa, quindi se va tutto bene nei prossimi video riusciremo a tornare a casa in Europa. Questo è tutto per oggi, io vi ringrazio di cuore ragazzi, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, ma non credo, se state qua mi sa che vi siete iscritti. Vi apprezzo tanto, ci vediamo nel prossimo video.